Beh, è stata l'esperienza, una delle esperienze più paranormali di tutta la mia vita. A parte che gli ho aperto questi capelli, che ve lo devo dire, è la prima volta che aprivo a qualcuno dal monitor, perché mi ha suonato lì dal monitor. E ok, ce l'abbiamo fatta. Poi è entrato e abbiamo comunicato un po' tramite gesti, un po' tramite le poche parole che conosco, perché mi ha chiesto da quale parte volessi la testata, suppongo. E quindi eccolo qua. Eccolo qui il nostro letto. In teoria mi sarebbe piaciuto metterlo più centrale, però mi sa che poi non c'è spazio per aprire i cassetti, perché vedete che ha i cassetti qua. Io ho preso quello che ne ha 4. In più questo letto ha tutti i contenitori, vedete qua, tipo per mettere le lenzuola, quelle cose là. Poi come vedete c'è questa fantastica presa che in qualche modo andrà camuffata, perché questo letto ha anche il led qui sopra. PS, il letto è Pusukpang e poi bisogna pagare 45.000 won, cioè io ho pagato 45.000 won per il montaggio adesso. Pronti? Tararara. Ho anche sistemato un pezzo del mio altarino della patria, perché comunque è importante avere qua le nostre cose. Mi sono solo resa conto che il letto è troppo alto e dovrò comprare una scaletta AMI, perché ogni volta sennò è un casino. Cioè già è sceso, ha fatto un botto che non vi dico, quindi mi sa proprio di no, mi sa proprio di no. Ora faccio colazione, yogurt, mirtilli. Poi ho messo a lavare la cuccia, perché ho visto che Gucci ci aveva fatto la pipì l'altro giorno, quindi vediamo se verrà bene e come diventerà. Purtroppo la stazione metro, uscire dalla stazione metro di Gangnam ti fa desiderare di morire in un ultragitto. Cioè, penso di essere stata là sotto a camminare da che sono uscita dalla metro effettiva a che adesso qua. Questa è l'uscita per, non sto scherzando, un quarto d'ora. Cioè io dico, se uno si deve svegliare, no? Come fa? O se ti senti male là sotto, vengono a prendere dopo 10 minuti. Beh, sono in inglese, dai. Ma perché si disperdono? Eccoli là. Mi sembrano due persone conosciute. Perché lo sono? Ciao! Purtroppo dovrò lamentarmi a casa, ve lo dico. Per adesso va bene così. Ai miei amici è piaciuto, continuare. No, allora, ammettiamo. Non fare spoiler, dici solo. No, io non faccio spoiler. Okay. Io ho detto che l'animazione è fatta con i contro puntini puntini. Perché Ilaria dice l'animazione è finta. Con la stessa espressione. No! Io ho detto, ovviamente fa tutto in CGI, grazie. Certo che è cioè un po' quell'effetto cartonizzato, però ci sta, perché è Disney, quindi deve rimanere in quel mood lì. Se mi è piaciuto il film, ok. Se mi è piaciuto il film è un altro discorso. Però l'animazione a me è piaciuta. Con i piccoli applausi sono così. L'animazione è lei. Hai visto le lumachine col cappello? Io. Con le manine, immagino un mago con le manine. Le sorelle sembravano personaggi di The Sims. Loro non mi sono piaciute come le hanno renderizzate, ma tutto il resto, cura dei dettagli, la barriera corallina finta, bellissima, i plankton, la scenografia, quando c'erano i tramonti. Spero che almeno i tramonti fossero veri comunque. Dammi lo spotlight! Io credo che haters gonna hate. Ilaria è un hater. Haters gonna hate, ok? In fondo al mare. Molto bello, solo a Ilaria non è piaciuto. Cioè, prima che ho visto il film e ho detto wow, l'animazione, lei no, fa schifo, io fallo tu, lei, huh? Hai visto Aquaman? Ma che se ne frega di Aquaman? È vero, cioè le scene quelle sott'acqua, tu supporti Amber Heard. Ma questa è una sorta di gaslight che sto subendo. Non è quello che ho detto, mi avete sentito dire questo. Oh my god. I remember Sebastian Eitor and I was like, oh my god, I'm gonna have nightmares. But Sebastian was okay, flounder for me. No, che incubo. The more you see him, it's like, okay. Bene, prenderò. Tornata a casa, vi volevo raccontare della sirenetta. Poi ho portato a mia spasso, ho iniziato una diretta su Instagram, perché ho detto oggi col telefono carico fammi fare una diretta. La faccio, 20 minuti, dopodiché mi iniziate a scrivere c'è gioca in diretta, c'è gioca in diretta. Allora, io adesso non voglio dire niente, ma la dobbiamo smettere con questa storia.
cioè letteralmente una volta che faccio la diretta non la posso fare, non la posso fare perché è copione. Quindi eccolo qui che se la scanta a casa sua, giustamente, che se la scanticchia. Non entri, io pulirò i piatti, è quello che farò. È forse la vita che mi merito, ma non so, comincio a pensare questo. È come se, non lo so, l'universo si beffasse di me, capite? Va bene così, va bene così. Buongiorno ragazzi, come state, come non state? No, per voi è lo stesso video, quindi sarete come ve l'ho chiesto penso le altre volte. Noi oggi ci siamo svegliati molto presto. Vado a dormire alle 2, mi sveglio alle 7:30. Stamattina ragazzi, colazione così: spam, uova, un po' di salsa piccante. Vediamo, perché non sono una fan dello spam, ma dipende dove lo metto. Perché quando prendo tipo il gimbap con lo spam e l'uovo è buono, quindi sto provando questa combo. Forse se prendo le alghette... Credo che ho 870 confezioni, da qualche parte dovrò portarle. Non è per te, amore. Tu hai fame? Facciamolo proprio insieme. Oddio. Prima proviamo la combo senza niente. Non è male. Lo spam ha una consistenza strana. Vediamo se faccio così. Ma è tutto buono con le alghe, non so com'è. Allora, vorrei un po' parlarvi della sirenetta. Ho aspettato che Julie andasse a vedere il film in Italia e mi... dicesse, a lei è piaciuto tantissimo, sono contentissima. Ragazzi, a me purtroppo, ma non credo neanche sia una questione di aspettative, cose, perché alla fine il film live action è molto simile al cartone. Sarà che io conosco proprio il cartone a memoria, cioè ogni spinnata, cioè io mi ricordo se lei spinna a destra o a sinistra in delle scene, capito? Infatti la scena dove lei canta nella grotta sua, la scena di Ursula che canta la sua canzone mentre fa la pozione, gli fa firmare le cose eccetera, vi giuro, chef kiss, cioè solo quelle meritano. Per me tutto il resto cioè tutte le cose nuove sono un po' tipo le canzoni originali, poi vi giuro quella sua di Eric, capisco che gli abbiano voluto mettere qualcosa da fare perché dici se no sta lì è un po' inutile, però mi sembrava la sfuriata alla Troy in High School Musical, avete presente quando sta nel campo da golf e fa quella, però in versione soft, che le continuava ad andare su sta scogliera su e giù, va bene. Lei Ariel mi è piaciuta tantissimo, lei super delicatina, bello. Le sorelle secondo me erano molto più fighe di lei, paradossalmente. Vabbè che lei è sempre stata anche nel cartone quella più semplice, col toppino così, coda fine. Le sorelle invece avevano tutte le piume, le cose in testa, quindi ci sta. Mi è piaciuto tantissimo, tipo principesse sirene, letteralmente tipo Mermaid Melody dei vari mari, hanno delle conformazioni differenti, dei colori differenti, accenti, bla bla bla. Quindi quello top. Tritone, ragazzi, non si può guardare. Vi giuro, io chiudevo gli occhi ogni volta che c'era Tritone e Sebastian, perché proprio... Allora, Sebastian è un incubo. Con quegli occhi così, capisco che deve essere realistico, ma la scena quella di Baciala che esce fuori dal cappello, vi giuro, sarà il mio incubo perenne, sembrava Pennywise, tipo che esce dal tombino, identico. Cioè, proprio spaventoso, un bambino non può vedere sta cosa. Tritone, peggio, perché si vedeva palese che era tutto finto, cioè, quando muoveva le braccia, fate caso tipo alla zona prima dell'ascella. Tutta questa zona qua, oscena. Bruttissima. E proprio gli effetti speciali, quello che io ho detto tipo a Ross, le ho detto sembrava fintissimo, cioè anche la scena in fondo al mare, in fondo al mar, sì, per carità, bellissima, coloratissima, ok, sarà stato uno sbatti da fare, per carità, apprezzo il lavoro, però si vede. E Rosalba mi fa, ma si deve vedere che è finto perché è un cartone e il target sono dei bambini. Ma non è vero ragazzi, perché la Disney ormai è più target da adulti che da bambini, soprattutto i live action. Quindi mi ha dato proprio fastidio. A volte sembrava che lei avesse la testa mozzata, galleggiante, indipendente dal corpo. I capelli fluttuavano in maniera strana. Quindi le ho fatto il paragone e le ho detto: ma tu non hai mai visto Aquaman? Quello anche è un film tutto registrato sott'acqua, ha un'altra cosa. L'effetto è proprio differente. Ora, non penso la Disney non abbia i mezzi per poter fare un rendering bello e dignitoso. Cioè, anche la parte dei costumi ogni tanto sfarfallava, cioè, boh. Ripeto, Ursula, pazzesca.
vista tutti quei tentacoli, mamma mia, lei proprio wow. Infatti sono uscita dalla sala, la prima cosa che ho detto, spero facciano un film tipo Maleficent ma con Ursula. Come è diventata così? Anche perché nel film dicono che Ursula e Tritone sono fratelli. Da dove è uscita questa news? Me la sono sempre persa, non lo so. Ma come anche Vanessa, ma allora non mi hai fatto la scena della camminata sulla spiaggia con la conchiglia luminosa. Vabbè, lui sente sta voce, la cerca, cos'è? Dove la trova? Così, ondata su uno scoglio e lei appare su uno scoglio. Ah? Ma in che senso? Ti giuro, mi sono troppo messa a ridere. Ma come anche la scena dove il padre alla fine vede Ariel che guarda Eric tutta triste e dice il problema adesso è che quanto mi mancherà mia figlia, bla bla bla. Fa così col tridente e la trasforma. Cioè c'è quello zoom su di lui che vi giuro, neanche se io montassi video ancora con Movie Maker probabilmente. Quindi ci sono cose che non ho capito. Leggerò i vostri commenti, sicuramente ne parlerò meglio. Però sapete che è il mio cartone Disney preferito, la mia principessa Disney preferita. E quindi sarà un po' anche quello che lo valuto con ancora più critica. Però in generale è un film godibile, cioè poi alla fine, capito? Questi sono proprio i punti che io vi dico, mio Dio, però voglio andarlo a rivedere e prendere proprio punto per punto, me voglio scrivere tipo, oddio, questa cosa, tipo... Ah. Comunque, visto che mi sono svegliata presto, i programmi di oggi sarebbero che devo lavorare, poi forse pomeriggio mi vedo con Jenna Ross, vediamo, e poi volevo provare a passare da Imart per vedere se avevano la scaletta per il letto, perché ho un po' paura, per Ami che salta, fa... Poi sto cercando di sistemare tutte le cose della carta nuova, perché adesso ovviamente io ho chiuso la partita io in Italia, e ho aperto la fatturazione qua in Corea. Quindi Will poi mi deve aiutare con le fatture, quindi gli devo mandare i dati, bla bla bla. E poi devo capire come poter collegare la carta con gli account tipo quelli di Coupang, Coupang Eats, quelli per ordinare il cibo, perché ho provato a trasferire dei soldi con Wise dalla mia carta a appunto il bank account nuovo, quindi appena arrivano poi avrò qualcosa oltre i 1200 won che ho attualmente sul conto, potrò utilizzare. Ieri mi è venuta voglia di guardare il live action di Aladdin, quindi eccomi qua. Nel mentre sto facendo i miei spring roll, ho tagliato il peperone, il cetriolo, queste sono le foglie, quelle di radish e l'insalata, ho fatto, vedete, così. Quindi prima vanno messi i fogli, questi qua, a bagno, in questo modo. E poi, ma in realtà è bellissimo perché ci potete mettere letteralmente quello che vi pare. Le mie verdurine. Siamo venute al caffè di 17 che hanno fatto il pop-up, qua c'è lo store, qua c'è la Carapomb e le barchette con tutte le loro dediche. Siamo a Gangnam, anche oggi, due giorni di seguito io. E poi stiamo facendo tutti gli stand qua, a seconda dei nomi, quindi adesso andiamo a cercare tutti. È bello che ogni tanto fanno questi pop-up. Ce ne sono troppe a volte. Ho le bustine e la nostra amica sta pizzando in realtà. Questo è finito, guardate che bella. Oh. La nostra amica sta pizzando. Potremmo aver preso delle mystery box da aprire. Tipo questa. Oh, che carina. Sì, quello che volevo! No! Ma oggi che è la tua giornata? Oggi è il mio giorno fortunato. Vabbè. Meno male. No, questa non è quella che volevo. No, aspetta. Vedi? No, perché queste sono le gambe, no, tu. Volevo la coniglietta, ma ovviamente. Sì! C'è quello che mi fa! Ma io lì! Cioè, ok che adesso abbiamo detto andiamo al barbecue, ma io non lo volevo proprio così esplicito. No, posso far vedere i miei pull? Certo, ho preso tutte le versioni di Dark Blood. E per chi non lo sapesse, il comeback di Unipen. E raga, per chi non lo sapesse, il mio bias di Unipen è Hisan. Uno. Unipen. Due. Due, ce la puoi fare, aspetta, c'è il blast. Ok. Due. Tre. E qua abbiamo Nikki. Nikki. Un altro Nikki. E raga, io innamorata di questa photocard. Sono... It's your day. Oggi così. Ci sono dei giorni fortunati, oggi è stato un po'. Cioè sono state, non lo so, questo posto è tipo il triangolo delle Bermuda. Io ho speso 300 miliardi. Risucchiate. Tornando a casa mi sono presa tutta l'acqua del mondo. Avete preso tutta l'acqua del mondo? Sono tutta zuppa frasica, ok. Questo perché mi scolo sempre l'ombrello, ovviamente. E non posso neanche portare Ami fuori ed è molto tardi, perché alla fine, tra che siamo andate a cena, poi abbiamo fatto una camminata, bla 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 bla. Sono tornata a casa adesso, che è quasi l'una.
Anche oggi un nuovo vlog. Aspettavo questo giorno perché sono super curiosa. Muoio dalla voglia di vedere com'è questo cacchio di Ikea coreano. Vedere magari se i prezzi sono diversi, se vendono, non lo so, cose differenti. Mi sono svegliata molto presto. Infatti mi sono svegliata alle 7 di mattina perché Jenna e il suo amico che ci deve accompagnare, che ovviamente ha la macchina, perché Ikea sì, ci si può arrivare con i mezzi, ma ovviamente se poi devo comprare qualcosa meglio stare lì con la macchina. Niente, loro hanno deciso che era una buona idea andare molto molto presto e quindi questo è. Siamo appena arrivati, in realtà sembra come la nostra. Ora vi faccio vedere. Questo qui è l'ingresso, vabbè, cambia questo, è scritto in un'altra lingua. Però guardate il parcheggio così. Ora entriamo. Loro mi stanno giudicando. Vabbè, Jenna tanto è abituata, ogni tanto parto e firmo. Vediamo, vediamo cosa troviamo. Mi fa troppo ridere, ora tu fumano. Ci sta veramente il bulgogi fried rice. E c'è anche le polpette con il kimchi da qualche parte. Queste sono le polpettine. Sembrano diverse. There's so many here. Questa è una cosa strana per mettere i vassoi. Guardate, poi se lo butta via. Quelli vuoti vanno lì. Come ti quelli pieni? Ma questi, io come bambina, se posso dirle. Stiamo vedendo i divani, ma costano tantissimo, ragazzi. Qualcuno mi aveva detto che Ikea qui costasse di più, ma non così tanto. 900.000 won e un divano del genere su Coupang costa tipo 100 euro, letteralmente. Allora, contate che io volevo fare una cosa così, tipo per la postazione. Solo che, ripeto, costa troppo, ragazzi. Cioè, no, non scherziamo, perché vi prego, sapete quanto ne trovo su Coupang di queste? Ve le porto a casa, non vedete neanche a quella tutta sta roba. Sono un po' perplessa da questa esperienza Ikea in Corea, sinceramente. Ripeto, qualcuno me l'aveva detto, non mi ricordo chi mi aveva detto che fosse più costosa. Ecco, non c'erano più costosa, ma non pensavo così tanto. Stiamo vedendo un po' di quadretti perché lo sapete che io sono ossessionata. Guardate quello. Qua ci sono tutte le varie cornici, delle uova ovviamente. Però devo capire come farlo, perché lo sapete che io avevo tutti i miei quadretti personalizzati. Quindi vedrò un po' come fare. Stiamo ordinando il caffè. Jenna vuole ordinare per la sua prima volta in coreano. Io aggiungo il riso. Ok. Ok, questi sono i miei acquisti. Poi a casa vi faccio vedere tutto quanto. Adesso aspettiamo un attimo, anche perché adesso dobbiamo andare in un posto molto figo che sta qua vicino. Cosa che ho notato? Cioè che loro parcheggiano sempre di culo. Non so come altro spiegarlo. Cioè vedete qua, sono tutti parcheggiati e non c'è una che vi mostra il culetto. Fighissimo. Mi hanno portato in questa grotta. Eccola qua, questa qui. Però non capisco perché sembra sembra una fabbrica tutta rosa con delle nuvole disegnate sopra. Quando lo scopriremo? Certo, alla fine è una caverna, perché dovrebbe stare sopra. Invece stiamo facendo un pezzo a piedi per andare su. Però sapete cosa mi da urto? Questa superficie dove sto camminando. Questa cosa, perché quando si bagna diventa tipo squishy. Mi sembra di camminare sulla sabbia bagnata. Avete presente la sensazione? Oh! Eccoli là, i piccioncini. Mi piace essere un'amica single, sempre. Vi posso dire, non si vede niente. Ah, eccomi. Fa freddissimo, porca miseria. Pioveva pure. Se ditemi se non sembra di stare dentro Avatar, vi prego. Oh, guarda qua. It's exactly the same. Guardate queste cose. C'è questa cosa, vedete, se toccate qua i soldini dentro la cornucopia vi porterà fortuna, lo so, felicità, quindi tocchiamola, non si sa mai. Ok, ora stiamo scendendo, molto scendendo. Qua tutto così, guardate, faccio un volo di Cristo, ve lo dico io. Ma poi è super umido qua dentro, ovviamente, ci mancherebbe altro. Pure se soffrite di mal di schiena, alla fine, cioè lo posso proprio percepire. Proprio io quando impazzisco immagino me stessa letteralmente così. Cioè chiudo la porta della follia e questo è quello che mi immagino. C'è Gollum e c'è anche il...
perché? I piani, come avete visto, sono andati in fumo, nel senso che tutti i mobili che io pensavo di dover prendere, li devo prendere, ma li devo prendere da Coupang. Purtroppo non li posso prendere io, anche se adesso ho bank account, carta, perché non ho il numero di cellulare, quindi dovrei collegare quello e poi poterla utilizzare. Divertente. Quindi qualcuno mi dovrà prendere e io gli dovrò rimandare i soldi ancora con questo giochetto fantastico. Comunque oggi ho speso tipo 160 euro da Ikea, quindi faccio vedere cosa ho preso almeno. Vi ho già detto che tra qualche giorno, letteralmente tra qualche giorno, deve venire un ospite speciale, quindi mi servivano un po' di cose, diciamo, extra. Quindi ho preso un po' di piatti e un po' di ciotole, vedete, tipo questa grande, queste invece più piccoline, poi piattini piccoli, le ciotoline tipo quelli fondi e poi due invece normali grandi. E poi c'è tutta questa mega bustona. Ho preso questi che sono i roll, quelli per i peli, perché io non mi ero resa conto, non mi ero ricordata più che altro, che dall'Italia mi sono portata il rollo, me l'ero portata in aereo perché dico, se poi mi metto il cane addosso, mi spero. Poi questo qui invece è un portaposate. Poi ho preso questa giarra perché l'ho detto anche a Jenna, voglio fare tipo, come avete presente, fa tipo quello Kardashian con gli Oreo. Esattamente, volevo fare quello. C'è sempre stato tipo il mio sogno, quando avrò casa lo farò. Io la prima cosa che faccio, la cosa importante è prendere quella cosa. Poi ho preso questo, ho scoperto che esistono, ragazzi, tipo la federa per il materasso. E ho preso anche questo qua, che invece è tipo il topper normale. Questo qua è quello waterproof, tipo, insomma, vedete, fatto così, quindi l'ho preso. Poi questo qua invece è da montare, tipo un mini carrellino, insomma, fatto così, giusto per mettere le cose nella stanzetta quella fuori. Poi abbiamo questo kit di posate, cose, bla bla bla. Questo invece è un kit di due padelline, una un po' più grande e una un po' più piccola. Ogni volta è un casino per capire se vanno bene per la piastra induzione, ma ce l'abbiamo fatta. Questo invece è un tagliatutto, però l'ho preso in legno perché quello di plastica si rovina prima. Una candela che non vedevo l'ora di avere, ho preso questa alla vaniglia normale. Poi, ma che figata che ho trovato il coso qua per pulire l'insalata, quello per sciacquare, insomma, sì, le verdure a foglia. Poi ho preso un quadretto perché voglio metterci una foto speciale, non quelle di JK, lo giuro, perché poi dovrei capire tipo dove andarla a stampare. Poi ho preso questo coltello perché l'altro che avevo preso da Daiso, ovviamente avendolo pagato pochissimo, è un po' meh. Questo per attaccare appunto il quadro senza fare il buco al muro. Poi questi qua sono i tappi, quelli universali di silicone per le ciotole. Queste bacchette qui dovete sapere che le usano ovviamente in Corea per cucinare, ovviamente essendo di legno non passa il calore mentre le usate anche nelle padelle, no? Poi finalmente Ho preso una griglia per fare tipo le zucchine grigliate. Invece questo è un set di 6 bicchieri. Alla fine erano carini, ci sta. Un coperchio che spero vada bene per la mia padella, ma non lo so, ho avuto il dubbio fino alla fine. Questa è la padella, questo è il coperchio. No, secondo me va bene. Perfetto! E questo era tutto il nostro shopping da Ikea. Non so perché ho pagato così tanto, onestamente, ma no, perché altro perché tipo già solo il topper per il letto era tipo 50.000 won, quest'altro 20, insomma. Le cose costano, ragazzi, le cose costano. Adesso poi mi metterò a scegliere anche il divano, tutte le cose che mi servono da Coupang, che io avevo detto aspetto di andare a Ikea a vedere bla bla bla, ma alla fine, vedete, mi toccherà fare così, perché assolutamente, cioè, ho bisogno di un divano. Non so mai dove sedermi. Comunque oggi non farò penso nient'altro più, anche perché primo sono comunque le 5. Metterò a posto queste cose adesso che ho comprato, poi mi riposerò un attimo perché, ragazzi, sono stati dei giorni intensissimi, mi fanno proprio male le gambe. Siamo anche andati alla caverna, avete visto, molto carina. Jenna ha detto che non lo consiglierebbe, sinceramente io non consiglierei di scendere le scale e di risalire. Ecco, quello no. Però guardate, tra pioggia e umidità nella caverna mi si sono arricciati un po' i capelli, un po' così. Quindi sì, oggi è un po' rest day e poi stasera invece mi metto a lavorare. Mentre guardo un video di True Crime, mi sono fatta il tteokbokki. Eccolo qui. Ho messo anche dentro la fish cake, le rice cake normale e queste qua più ciotte sono quelle che ho dentro il formaggio. Vi posso dire,
Chef kiss. Ho montato anche il mobiletto. Comunque è così. Però purtroppo tipo questo non entra perché è troppo alto. Infatti devo aggiungere le stampelle, le mollettine. Dovrò metterlo poi lì dentro dove vi dicevo, in quella saletta lì. Più che altro perché qua poi questo spazio mi serve per fare tutt'altro. Quindi non ci potrà essere questo robo. In bagno non ci può stare ovviamente. L'unico posto è lì fuori. Il problema è che quella sala, essendo che ha lo spurgo tra virgolette dell'aria condizionata, è un pelino calda a volte, quindi bisogna ricordarsi sempre di aprire la finestrella. Però ecco, a parte quello, poi non è che dici, sai, ci sono cose infiammabili, cioè sono detersivi. Al massimo si scalda un po' il detersivo, si modifica un po' la formula, non lo so quale può essere la cosa peggiore. Adesso poi mi struccherò, metterò un pochino a posto. Anche perché stavo cambiando un po' la disposizione qua e stavo mettendo dei piatti qua sopra. Invece le alghette, tutte le robe le ho messe qua. Perché poi in realtà tipo questo, ok, che c'è una credenzina qua che si apre, ma vedete c'è lo spurgo, insomma tutte le cose, l'aereatore, bla bla bla. Che tra l'altro ho appena realizzato che qua c'è una lucetta e qua credo sia l'aereatore, eccolo qua. Qui invece insomma ci sono un po' le cose di Ami. Datemi tempo ragazzi, datemi tempo, piano piano vi sistemo tutto.